Si chiamava Kingsley Beltty, era una giovane bambina di soli 5 anni di età, la quale sarebbe stata chiusa all'interno di un armadio per diversi mesi di tempo. Questa ragazzina, ovviamente, a seguito di tutto questo tempo, è morta di stenti. Pensate che sarebbero stati arrestati la madre, il fidanzato della madre e addirittura la nonna, quindi una persona anziana in età, persona che in genere dovrebbe essere garantista, no? In genere gli anziani infatti sono molto buoni, così si dice a livello caratteriale. La madre di questa creaturina avrebbe detto: la volevo fare fuori dalla mia vita. È stata trovata malnutrita dalla polizia, che l'ha trovata nella casa degli orrori. Poco dopo è morta, si è spenta, si è estinta. Per la morte della ragazzina in questione, ripeto, sono accusati questa madre, che si chiamerebbe Tony McClure, il fidanzato Ryan Smith, la nonna Tammy Halsey. Tony, la madre, ha 29 anni, il fidanzato Ryan ne ha 27, la nonna ne ha 53, nonna giovanissima. Insomma, una vicenda che ha dell'incredibile. Io credo che sia meglio non fare figli, non inseminare una donna a una ragazza, quando poi si verifica una morte come questa, una morte ingiusta. Bene. Male, non bene. Il video termina qua. Kingsley Velti, riposi in pace. Amen.